Grazie Presidente. Prima cosa voglio ringraziare anche Fratelli d'Italia che in Commissione abbiamo portato insieme questa mozione e comunque abbiamo votata con l'astensione del Partito Democratico. Quindi intanto è una mozione che sicuramente porta avanti anche le richieste delle altre forze politiche, comunque poi insomma prenderanno la parola anche loro. Il CETA, come tutti sappiamo, è il Comprehensive Economic and Trade Agreement, cioè è un accordo economico e commerciale, ovvero è un trattato di libero scambio, in questo caso tra Canada e Unione Europea. Ha avuto diversi anni, diciamo, di negoziati che sono durati circa 5 anni, cioè dal 2009 al 2014. Nel febbraio 2016 la Commissione europea e il Canada hanno terminato la revisione legale della versione originale dell'accordo e il trattato è stato quindi firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 e l'Unione europea lo ha poi approvato nel Parlamento europeo quindi il 15 febbraio 2017. Il disegno poi di legge nella Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica Italiana ovviamente è stato approvato il giugno 2017, il 27, numero 2849, che ratifica e rende esecutivo l'accordo di partenariato economico e commerciale globale tra l'Unione Europea e i suoi Stati membri e il Canada. Ora, secondo noi questo trattato presenta diverse criticità. Per esempio il CETA include l'Investment Court System, che è un sistema di risoluzione delle controversie sugli investimenti e che permette quindi alle imprese di citare in giudizio gli Stati dell'Unione Europea dinanzi a un tribunale speciale, che però è extraterritoriale. E quindi determina in sostanza che la giurisdizione viene sottratta alle istituzioni, diciamo, delle costituzioni democratiche classiche e quindi viene in qualche maniera privatizzata, cioè sradicata da qualunque relazione con la sovranità democratica. Ora io mi ricordo quando feci l'esame di diritto internazionale, che si studiava quindi l'arbitrato internazionale ed aveva una sua ratio. La ratio era quella che ovviamente, specialmente dal dopoguerra in poi, gli imprenditori che facevano degli investimenti si ritrovavano magari in paesi dove per tumulti ovviamente nazionali facevano le privatizzazioni e nazionalizzavano praticamente tutto quanto. Quindi aveva, diciamo, un suo senso. È ovvio che nell'arco poi degli anni e nell'era della globalizzazione questa diciamo, chiamiamola norma, è degenerata, perché è diventato semplicemente un modo e un trucchetto per le multinazionali di ritrovarsi al di fuori e al di sopra delle costituzioni degli Stati. Quindi questa per noi diventa una criticità che forse andrebbe rivista. Tra l'altro bisogna ricordare che il Canada non ha ratificato diverse convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, tra cui quelle fondamentali, cioè quelle sul diritto di organizzazione e contrattazione collettiva, la Convenzione sull'età minima per lavorare, la Convenzione in materia di sicurezza e salute, e quindi in questo modo aggravando anche quello che è il gap sociale, facendo quindi la libera concorrenza non tanto come libertà di merci, ma io direi viene fatta concorrenza sleale e in questo caso sulla pelle dei lavoratori. Altro punto, il CETA aumenta i rischi per la salute. Questo viene anche sottolineato tra l'altro dal presidente di Coldiretti, dalla CGL, dall'ARCI, dalla Cliterra, da Federconsumatori, dal Slow Food, Legambiente, Greenpeace, cioè diciamo che ci sono degli interlocutori direi abbastanza importanti che anche evidenziano questa cosa. Per esempio
aumentano a causa proprio dell'applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie, e questo consentirà ai prodotti canadesi di non sottostare ai controlli nei paesi in cui vengono venduti. Ricordiamo per esempio che il Canada ha impiegato un numero rilevante di sostanze attive vietate nell'Unione Europea. Altro punto. Colpisce sicuramente il CETA, il nostro Made in Italy, specialmente nell'ambito agroalimentare. In Italia sono, diciamo, all'Italia sono riconosciute appena 41 indicazioni geografiche a fronte di 288 DOP e IGP registrate, ovviamente quindi con rinuncia delle restanti 247. Oltre poi a quello che io chiamo l'occultamento, perché delle informazioni sull'origine dei prodotti, perché a vantaggio di quello che si chiama l'Italian sounding, tanto per fare un esempio il parmesan, ossia poter usare dei nomi con dei suoni o i prodotti tricolori, no, che mettono la bandiera, basta mettere tipo, stile o imitazioni e questi, diciamo, passano. Altro punto. L'accordo CETA con il Canada quindi non solo legalizza la pirateria alimentare, ma crea anche dei problemi legati quindi ai nostri prodotti più tipici. Quindi spalanca le porte all'invasione, ad esempio, del grano duro trattato in pre-raccolta con il glifosato, che è vietato in Italia, e a ingenti quantitativi di carne a dazio zero. Quindi, secondo me e secondo noi, fermare il CETA è sicuramente un atto rilevante e probabilmente anche di coerenza, per, come dicevo prima, magari per chi vuole anche difendere la propria Costituzione, per chi vuole affrontare il problema delle disuguaglianze, della sostenibilità sociale e ambientale, perché appunto tale accordo non include norme volte a tutelare e migliorare i diritti dei lavoratori. Anzi, contiene, come dicevo prima, un capitolo, a mio avviso, non condivisibile proprio sulla protezione degli investimenti privati, ma fatto non con la ratio originale, ma con quello che è diventato, cioè potersi ergere al di sopra della legge, in questo caso delle Costituzioni dei Paesi. Tale mozione vuole quindi pertanto impegnare la Sindaca e la Giunta a contrastare in ogni sede istituzionale l'accelerazione di questa procedura e quindi chiedere l'apertura nel Paese e in Europa di un confronto ampio e partecipato sugli effetti dell'approvazione di tale trattato, ma probabilmente anche di altri che forse abbiamo in vista, sul tessuto economico e sociale e sull'ambiente e i diritti del nostro Paese. Quindi cercare proprio nelle appropriate sedi istituzionali, e quindi il diritto degli enti territoriali di poter essere interpellati e coinvolti sulle questioni che riguardano l'impatto, ripeto, di questi trattati di libero scambio sul diritto dei lavoratori, sulla tutela dei territori, sugli investimenti esteri insostenibili a livello ambientale e sociale, sulla tutela dell'economia locale. Dovrebbe avviarsi a concludere. Da una competizione troppo spessa a ribasso. Vado a concludere. Si potrebbe promuovere l'intervento della conferenza unificata tra Stato, Regioni ed autonomie locali al fine di ottenere un'adeguata consultazione dei comuni e delle città metropolitane, in modo di dare la possibilità agli enti locali di trasmettere le proprie osservazioni e contribuire così alla formazione della posizione dell'Italia in relazione al Trattato CETA, ed attivare il Comune di Roma a fare ogni azione per ribadire la territorialità delle eccellenze produttive, tutelando la rintracciabilità dei prodotti e della salvaguardia dell'ambiente. Grazie. A lei è iscritta...